passa tutti più indietro, ragazzi. Passa più indietro, Non sono passate neanche 24 ore dalla grande partenza del Giro d'Italia e mentre la carovana si sposta a Ischia per la seconda tappa già si fanno i primi bilanci. Dal punto di vista sportivo la gara si è svolta regolarmente con l'emozionante volata vinta di pochi centimetri dal favoritissimo inglese Cavendish. Ci sono state alcune cadute dovute però, come dichiarato dallo stesso vincitore, non dal manto stradale ma dalla particolare connotazione del circuito napoletano che presentava numerose curve a gomito. Per la città l'occasione è stata davvero speciale. Decine di migliaia di napoletani e di turisti presenti sul lungomare e lungo i due circuiti che hanno visto sfrecciare per 12 volte la carovana del Giro. Insomma, Napoli ha vissuto la tappa d'avvio della 96esima edizione della corsa con lo stesso entusiasmo con cui due settimane fa aveva accolto i velisti dell'America's Cup. Le splendide immagini della città, trasmesse in alta definizione dalla RAI, sono state viste in 175 nazioni del mondo, tra le quali per la prima volta nella storia la TV nazionale cinese. Entusiasti gli organizzatori. Siamo felici di questa scelta per la bellissima giornata e per il calore del pubblico di Napoli, ha dichiarato infatti Michele Acquarone, direttore generale del Giro d'Italia. Siamo contenti di poter contribuire anche noi al rilancio della città, che è una delle più belle del mondo. Abbiamo tutti apprezzato la bellezza e l'ospitalità di Napoli, ha concluso Acquarone, e mi auguro di poter tornare qui al più presto. Grande soddisfazione è stata espressa infine dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Questi eventi portano entusiasmo, muovono l'economia, portano lavoro e fanno girare questa immagine di Napoli in tutto il mondo, ha dichiarato il sindaco. Gli eventi non cancellano i problemi, ma aiutano a risolverli e ancora una volta siamo stati all'altezza di questa grande sfida, ha concluso il primo cittadino.